Vado? Fai partire la cosa. Un attimo, ti do il via io. Ok, siamo in diretta. Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo in diretta per confrontarci questa mattina per circa una mezz'ora nell'ambito dello spazio e della vetrina messa a disposizione della Civil Week. Sul tema che riguarda l'autismo e le tecnologie. Io mi presento, sono Emanuela Trevisi della Fondazione ASPI. La Fondazione ASPI è un'organizzazione no profit che da 40 anni si occupa di informatica e disabilità, proprio con l'obiettivo di promuovere la partecipazione delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita. Che siano la scuola, il lavoro, la partecipazione, diciamo, sociale più in generale, attraverso l'uso delle tecnologie ICT. Come lo fa? Lo fa attraverso la promozione di progetti e di attività formativa e la realizzazione di eventi in collaborazione con aziende, enti pubblici, e con la collaborazione dell'università. Alla luce della sua esperienza e nell'ambito te delle tecnologie, ma in particolare per le sue competenze che riguardano l'accessibilità digitale, ASPI partecipa dal 2018 con l'IRCCS Eugeomedea del Polo di Bosisio Parini in provincia di Lecco, in particolare con l'unità di psicopatologia dello sviluppo che ne è il capofila. Con la Fondazione Cluster, il Polo regionale Lombardo per le tecnologie per gli ambienti di vita e Rai Scienze al progetto Autitech, soluzioni tecnologiche per l'autismo, sostenuto dalla Fondazione Cariplo. Il contributo di ASPI proprio l'obiettivo di valutare l'accessibilità e l'usabilità dei diversi oggetti digitali prodotti dal progetto per una loro effettiva fruibilità per tutti gli utenti, oltre ovviamente a promuoverne la più ampia conoscenza. Il progetto parte dal dato che le nuove generazioni sono immerse fin dalla piccolissima età nel mondo della comunicazione tecnologica e sono quindi particolarmente ricettive a questi strumenti. In particolare per quanto concerne i disturbi dello spettro autistico, è dimostrata l'utilità per i bambini dell'utilizzo delle tecnologie digitali, proprio come supporto valido per il superamento dei deficit comunicativi e relazionali e per potenziarne l'apprendimento, la comunicazione e la socializzazione. L'obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare una serie di soluzioni ad alto contenuto tecnologico a supporto del bambino, con autismo, della sua famiglia e degli operatori, proprio perché si riferisce non solo al bambino, ma all'intera comunità che, ruota intorno ad esso. Il ruolo di ASPI, come dicevamo prima, è proprio quello di garantire l'accessibilità e usabilità degli strumenti tecnologici. Questa mattina, l'intervento del dottor Massimo Molteni, responsabile dell'unità di psicopatologia dello sviluppo dell'IRCCS di Bosisio Parini, avremo modo di approfondire come concretamente il progetto promuove la creazione di una raccolta condivisa e co-costruita di ausili tecnologici. Scusate, tecnologici, applicazioni per l'autismo e come la sperimentazione ci descriverà di soluzioni tecnologiche facilitanti, possa essere un valido supporto al processo, riabilitativo, prendendo anche in considerazione la possibilità di un uso innovativo dello strumento televisivo. Ora lascio la parola al dottor Molteni, sottolineo che purtroppo per problemi tecnici la sua webcam al momento non funziona, quindi sentirete la sua voce e vedrete le sue slide. Prego. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a questo spazio che ci consente di condividere questa iniziativa che
che, come vedete da questa slide, ha il nome di Autitech, le soluzioni tecnologiche per l'autismo, all'interno del quale ha un ruolo importante la Fondazione ASPI, con la quale collaboriamo in maniera positiva da anni, proprio per cercare le modalità di maggior fruibilità di tutti gli sviluppi tecnologici. Ora, una piccola premessa per entrare poi nello specifico di cosa si tratta, di questo programma che stiamo sviluppando con altri partner, rispetto un attimino all'autismo. Sicuramente ormai molti ne sanno, ne sentono parlare. Quello che mi preme dire in questo momento è che l'autismo, ossia le persone con autismo, vivono questa loro particolare condizione esistenziale attraverso questo loro modo di essere che si sviluppa fin dai primi mesi di vita e poi prosegue nel corso dello sviluppo, modo di essere che rende difficoltosa la comunicazione, l'interazione sociale con gli altri e che soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo rende altrettanto difficoltosa la possibilità naturale che hanno tutti i genitori di entrare in comunicazione e in relazione con i loro bambini. Non che non avvenga, ma avviene questo genere di relazione e comunicazione perché tutti i genitori vogliono molto bene i loro bambini nei confronti di un bambino che, avendo questa condizione particolare del neurosviluppo, fotografa, vede, si approccia alla realtà attraverso un proprio modo particolare di decodificare i segnali, di integrarli tra loro, di comunicare, interagire con gli altri con una modalità che non è immediatamente percepita dai genitori e dalle persone che stanno attorno a questi bambini come naturale per chi non ha questa condizione esistenziale di autismo. Ora, questo premessa per dirvi cosa? Perché se è una condizione, ancorché sostenuta da un problema di ordine sicuramente neurobiologico, vuol dire che questo bambino, man mano che cresce, interagisce con il contesto attorno a sé attraverso questa particolare modalità di analizzare, di integrare, di mettere insieme informazioni, immagini, colori, sensazioni, rumori e attraverso questa esperienza, esattamente come facciamo ciascuno di noi, ma attraverso una modalità del tutto particolare, ecco che si possono, come dire, sviluppare delle difficoltà poi a costruire correttamente, o meglio, in maniera sinergica e positiva, le relazioni che contraddistinguono la nostra vita quotidiana. Noi adesso stiamo facendo una conversazione, quindi di fatto siamo in una relazione di condivisione, ancorché a distanza, attraverso gli strumenti tecnologici. Ora, in questo senso ci siamo quindi chiesti che oltre al problema della presa in carico, dell'intervento abilitativo, della cura, tutte cose fondamentali per seguire i bambini con autismo e le loro famiglie, visto che noi come istituto scientifico e come associazione della nostra famiglia, che siamo presenti in molte regioni italiane con 27 centri e siamo anche sede di quattro poli scientifici IRCCS interamente dedicati alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative per bambini con importanti disabilità o bambini con autismo, ci siamo detti c'è poi tutto il mondo sociale, cioè quello che deve essere aiutato a affiancare l'evoluzione del bambino e delle loro famiglie e come noi possiamo sviluppare una tecnologia amica che consenta a questi bambini e a queste famiglie, a prescindere dal loro modo di leggere la relazione con l'esterno, di poter avere le minori distanze e quindi aumentare la loro possibilità di integrazione nel mondo con gli altri. Ecco che allora ci siamo domandati come facciamo a sviluppare questo. Ecco che lo abbiamo chiamato, è un programma di social innovation, proprio legato al fatto che stiamo provando a sviluppare, a diffondere soluzioni sicuramente ad alto contenuto tecnologico, ma che abbiano il compito di accompagnare nella quotidianità,
non tanto quindi come intervento riabilitativo di cura, accompagnare nella quotidianità questi bambini e le loro famiglie, ma anche tutti coloro che sono attorno a questi bambini, no? Man mano che crescono, affinché anche loro, pur con le loro particolarità, possono usufruire il più possibile di una modalità di comunicazione e interazione con gli altri e quindi essere facilitati in questo senso. Ecco perché allora abbiamo rivolto l'attenzione, per esempio, alla TV, perché è esperienza di tutti che nella vita di ciascuno di noi ogni bambino ha la televisione come un elemento che fa parte della sua quotidianità. Chi stanno attorno ai bambini, ma certo che vedono aspetti, programmi anche con i bambini, e quindi anche con i bambini con autismo, e uno dei problemi diventa come facciamo a fare in modo che questo sia, come dire, usufruibile partendo dal fatto che quella condizione di autismo fa sì che quel bambino percepisce le cose che vengono presentate, per esempio in televisione, in una modalità un pochettino differente rispetto a quello che verrebbe percepito da un bambino senza autismo. Altro elemento che ci siamo detti, che dobbiamo approfondire, è tutto il mondo, diciamo così, delle tecnologie che chiamiamo sbrigativamente app, no? Questi applicativi per smartphone, per tablet, che, come dire, permeano la vita di ciascuno di noi. Ci sono migliaia di applicazioni, lo sappiamo benissimo, e di conseguenza ci siamo detti, ma andiamo a capire, a vedere, tra le applicazioni, attenzione, tra quelle normalmente presenti, non quindi applicazioni studiate o pensate per fare un intervento abilitativo ad hoc, non perché non sia necessario anche questo, ma il nostro primo scopo è stato quello di dire, andiamo a vedere tra tutte le applicazioni presenti, quelle che adatte ovviamente ai bambini, quelle che sono disponibili sugli store normalmente che ciascuno di noi usa, e cerchiamo di ragionare come fare a far incontrare i genitori, le famiglie con questo mondo di applicazioni rispetto sempre alle particolarità della condizione di chi è un soggetto con autismo. E poi ci siamo detti, beh, l'altra fonte è certamente il PC. Adesso, quando abbiamo iniziato la nostra ricerca, eravamo ancora molto lontani da quella catastrofe che è capitata in Italia, che si chiama coronavirus, dove tutti più o meno hanno detto smart working, telemedicina, medicina a distanza, per cui siamo stati catapultati in quel mondo. Beh, noi a fine del 2017 avevamo detto, benissimo, noi cerchiamo di sviluppare e capire come fare a seguire a distanza da parte di un centro specialistico come quello che abbiamo qui a Bosisio, un centro ad hoc per l'autismo, poter seguire e capire come la tecnologia possa consentirci di vedere cosa fa concretamente il genitore a casa sua, nella sua attività quotidiana, in momenti particolari, guidati da noi, non per essere intrusivi, ma per aiutarlo a prendere magari delle strategie, delle modalità di comunicazione e di gioco che siano le più, come dire, vicine a quel modo di essere che è tipico del bambino con autismo. Ecco che allora avevamo questi tre punti, ecco perché era social innovation, perché appunto volevamo vedere nell'ambito, diciamo così, più ludico, se volete, di intrattenimento, come immaginare che evolva lo strumento televisivo. Dall'altra parte, come utilizzare queste cose così diffuse, ormai degli smartphone, dei tablet, degli applicativi, aiutando i genitori ad orientarsi in un mondo che è ricchissimo, ma tenendo presente che il bambino con autismo ha una sua particolarità nell'affrontare questo genere di cose, e poi vedere un attimino come invece usare la tecnologia per essere assieme al genitore negli spazi della quotidianità. Ripeto, all'epoca sembrava una cosa sufficientemente innovativa, adesso in questo periodo ci sembra la normalità, perché ormai ci siamo trovati catapultati a fare tutto attraverso il collegamento da remoto. E mi viene da dire, per fortuna ci eravamo messi in strada precedentemente, perché la cosa evidentemente ci ha consentito, per esempio, di riuscire a seguire da remoto circa 300 bambini che erano in carico da noi, nonostante la chiusura che c'è stata negli ultimi mesi in Lombardia. Ora, oggi mi appunterò soprattutto su Up and Autism, ossia su questa modalità di, come dire, raccolta,
condivisa e ragionata di applicativi che possono essere comunemente utilizzati dai genitori nella loro attività quotidiana con i bambini. Ora, perché abbiamo posto l'attenzione su questo? E lo possiamo vedere nella prossima slide, perché in realtà noi conosciamo alcune specificità dell'autismo. Uno è attratto da questi aspetti tecnologici, è attratto, attenzione, non per una curiosità morbosa, ma c'è una ragione abbastanza meno semplice per chi conosce, no, la particolarità del funzionamento del bambino con autismo. Perché, nonostante sia un mondo molto ricco, il mondo tecnologico è molto più prevedibile, se ci pensate bene, rispetto a un'interazione libera in campo aperto con tanti esseri così bizzarri come sono gli umani, da questo punto di vista. Il fatto che siano delle attività prevedibili, sistematiche e che in qualche modo canalizzano la sua attenzione fa sì che riduce la distraibilità e quindi è facilitato. Magari poi il rischio opposto è quello che ci sia un'eccessiva rigidità nell'utilizzo di alcuni strumenti, ma qui se comprendiamo come funziona il bambino, il genitore diventa competente e ha in mano più strumenti, ecco che questa ipotetica rigidità, che certamente non è utile, può essere governata all'interno di un rapporto ludico e relazionale del genitore. Possiamo sicuramente personalizzare le tipologie di attività che possiamo fare con il bambino, perché le app sono notevoli e quindi numerose, e quindi possiamo andare a cercare e scegliere quelle che possono essere più adatte per quel bambino in quel particolare momento di sviluppo. Sappiamo che il canale visuospaziale nel bambino con autismo è normalmente quello che usa di più rispetto a quello più verbale, e quindi questo è un altro punto di forza. Sappiamo anche che il bambino con autismo attraverso i touchscreen è in qualche modo facilitato, perché ha una dimensione di controllo di un'azione ed effetto che quindi riduce la complessità degli stimoli multisensoriali che lui deve governare. C'è la possibilità di un rinforzo sistematico, perché se io attraverso l'app faccio delle attività e queste attività mi danno un rinforzo perché supero la difficoltà, oppure un gioco che mi fa, come dire, piacere, come per tutti, riuscire ad arrivare a termine vincendo, e quindi diventa un nuovo elemento utile che rinforza spontaneamente la motivazione del bambino, e all'interno di questo veicolo degli applicativi, certo, si riducono la complessità delle richieste sociali. Uno potrebbe dire: ma bravo, tu vuoi ridurre le richieste sociali quando è la cosa fondamentale. Assolutamente sì, ma proprio perché la condizione dell'autismo è tale per cui questa modalità di interazione con le richieste sociali è molto difficoltosa, quando queste sono così sovrabbondanti che sopraffanno la capacità del bambino di farvi fronte, costui si ritira ulteriormente, si isola ulteriormente, e a volte poi vengono fuori anche quei comportamenti di isolamento e che ci preoccupano tutti. Mentre se usiamo un veicolo per la comunicazione sociale, è più controllabile, riduce in parte la variabilità, ma attraverso questo teniamo aperto un canale di un'interazione sociale certamente semplificata, ma è attraverso questo che facciamo crescere, no, la piacevolezza e la positività di stare con gli altri. Prego, la prossima. Ora, quindi abbiamo fatto questo lavoro e ci siamo detti, visto questo genere di premesse che ci vengono evidentemente dalla conoscenza e dalla ricerca, abbiamo detto: andiamo però in una fase di progettazione e sviluppo a cercare cosa ci sono sugli store. E andiamo a classificare tutti gli applicativi che sono messi a disposizione di ciascuno di noi nei diversi store per come gli autori li hanno pensati, no? E di conseguenza abbiamo detto: dobbiamo inventarci e progettare un sito accessibile. Sicuramente con l'aiuto di ASPI lo renderemo sempre più facilmente accessibile ai bambini e alle loro famiglie, ma che metta in condizione di avere un elenco ragionato degli applicativi che man mano ci sono. Poi non abbiamo la pretesa in questo momento di avere tutti gli applicativi mondiali, perché andare a analizzare gli applicativi, studiarli rispetto al loro contenuto e alle loro difficoltà, tenerli
tenendo conto delle particolarità complessive che normalmente un bambino con autismo può presentare, è certamente complesso, ma abbiamo fatto questo lavoro di andare a ricercare gli applicativi nei due principali sistemi che sono diffusi nei nostri smartphone e nei nostri tablet per fare questa valutazione e catalogarli. Dopo questa catalogazione ci siamo detti benissimo, questo è il momento per renderli poi disponibili alla maggior parte delle persone, quindi renderli fruibili. La prossima slide, e di conseguenza abbiamo costruito un applicativo che noi chiamiamo appunto App and Autism, che è ad accesso libero e dove le persone ci possono andare. Come utenti, come genitori, quindi è completamente libero, dove abbiamo la possibilità di andare a vedere e scegliere le applicativi che abbiamo studiato e abbiamo classificato in base al fatto che siano accessibili con a pagamento oppure no, quale sistema operativo li supporta, se utilizzano una lingua non italiana, se è applicabile questo applicativo anche a prescindere un'altra lingua, rispetto alla loro complessità e alla fascia di età. In questo modo poi è possibile andare a vedere e selezionare i vari applicativi per tipologie di stimoli, per tipologie di apparati o di funzioni che sono principalmente stimolate da questi applicativi. Tenete presente che possono essere applicativi che non sono stati pensati o studiati per questo, ma che per poterli utilizzare abbiamo analizzato che ci sono una serie di abilità maggiormente richieste o maggiormente stimolate. E questa è una quindi modalità di ricerca avanzata che abbiamo messo a disposizione non dell'intero di chi ha un intero accesso libero, ma questa ulteriore valutazione è lasciata invece ai professionisti che, conoscendo, si spera, il bambino come funziona, riescono quindi ad aiutare il genitore a fare un matching tra quel particolare bambino che in quel momento di sviluppo ha quelle particolari abilità e che quindi potrebbe essere, come dire, sinceramente aiutato da questo gioco con questi applicativi che si trovano sul web che il genitore quindi può scaricare, mentre nella fase più semplice il genitore può avere comunque una visione ragionata di una serie di applicativi che nel mondo del bambino sono disponibili sugli store del web. Quindi in questo modo lo strumento consente sia una libera utilizzo da parte dei genitori, ci possono essere genitori che conoscono molto bene il mondo delle app, del web, hanno magari acquisito grazie al lavoro di coaching che hanno fatto con le loro equip una serie di conoscenze del loro bambino e quindi scaricano, scelgono degli applicativi che gli possono consentire di fare delle cose gradevoli, piacevoli e anche utili con il loro bambino. E invece abbiamo passato un livello un pochettino più complesso, dove in questo caso è lo psicologo, l'educatore, l'operatore che conosce quel bambino e quella famiglia, che d'accordo col genitore, basta una semplice iscrizione, entra nell'applicativo e di conseguenza ha degli elementi di analisi un pochettino più approfondite, perché partiamo dal presupposto che l'operatore è stato in grado di avere una maggior esperienza nell'affinare le cose. La prossima. Ecco qua, tutto questo peraltro l'abbiamo sviluppato e costruito con una metodica analisi di tutti gli articoli scientifici che man mano stanno crescendo. Noi siamo partiti evidentemente da un'analisi che abbiamo fatto nel 2017-18 e adesso la stiamo arricchendo perché tutto il mondo si sta buttando lungo questo genere di direzione, ma l'obiettivo finale è quello di avere un applicativo App and Autism. Potete andare a visitarlo liberamente perché vedete sotto dove poter, do, come potersi fare a collegare e quindi può essere una raccolta ragionata e in continua evoluzione,
Perché poi una delle cose piacevoli che abbiamo inserito è stata quella di dire, immaginando una progressiva diffusione, tenete conto che questo è un progetto di sviluppo e quindi ci auguriamo che nei prossimi mesi, grazie anche all'apporto di questa vetrina, avremo molti contatti con le persone, segnalateci nuovi applicativi in modo che i nostri esperti, psicologi, educatori possano fare un'analisi di come funzionano quegli applicativi e aggiungerli nel nostro meccanismo di analisi ragionata, facendo sì che i genitori da una parte, nella loro interazione libera, i professionisti che conoscono meglio i bambini hanno una griglia di valutazione un pochettino più approfondita per cercare un accoppiamento con una qualche finalità anche di facilitazione ulteriore proprio per quel bambino e per quel genitore, facendo sì che poi questo applicativo può essere usato anche all'interno di percorsi molto più individualizzati di supporto e di aiuto, come stiamo provando per esempio in questi giorni anche all'interno della nostra struttura, qui di Posillipo Parini, proprio per facilitare quei percorsi anche abilitativi, magari facendo sì che genitori e terapeuti utilizzino alcuni specifici applicativi caricabili tranquillamente dal web. Questa è un po' la nostra avventura all'interno di questo progetto di ricerca che è stato possibile grazie al fatto che Fondazione Cariplo Lecco ha creduto a questa iniziativa di social innovation e noi siamo abbastanza contenti dei risultati fin qui ottenuti. Ci auguriamo che molte persone ci aiutino ad aumentare le oltre 300 app che abbiamo classificato, arricchendo sempre di più il panorama, perché crediamo veramente che la tecnologia debba essere studiata e messa a disposizione per tutte le persone, anche quelle che hanno una particolarità di sviluppo come gli autistici. Io mi fermerei qua. Grazie al professor Monteni. Volevo sapere se ci sono delle domande, se qualcuno sta scrivendo delle domande nella nostra pagina Facebook. Altrimenti, come ha detto il dottore, vi invitiamo a guardare il sito Append Autism e a segnalare possibili applicazioni per rendere ancora più significativo il contenuto di questo progetto. Manuela, non ci sono domande, riporto solo commenti di apprezzamento. Allora, ringraziamo il dottor Molteni e tutte le persone che hanno seguito la nostra diretta e vi aspettiamo per aggiornamenti su tutti i nostri canali social e i nostri siti internet. Ricordo che il Grazie video rimarrà disponibile sulla pagina Facebook di Fondazione Artionis. Fare il video sulla nostra pagina Facebook per chi non avesse potuto seguire. Grazie a tutti, buona Grazie a giornata. tutti, buona giornata.